Allora, dunque, quindi, come diceva Giorgio, la Pisamo ha aggiudicato la gara per il bike sharing e quindi diventa a questo punto una realtà. La ditta Bicincittà è una delle più grosse che si occupa di bike sharing in Italia sicuramente, ma insomma fa concorrenza alle altre europee, tra l'altro hanno partecipato anche altre ditte europee, quindi questo dà il segnale di come questo quindi sia un servizio che anche da parte degli operatori è ritenuto evidentemente importante. Le prime installazioni dovrebbero partire gennaio-febbraio, quindi insomma a breve avremo le installazioni e poi naturalmente partirà il servizio. Ma la cosa appunto importante credo sia proprio questa collaborazione con l'università, perché ci consente di avere intanto già un primo risultato con un numero importante di questionari proprio sul bike sharing, e poi perché questo ci consentirà anche in seguito di monitorare l'andamento e anche i suggerimenti che ci vorranno dare gli interlocutori che verranno raggiunti sono stati raggiunti dal questionario. Per quanto riguarda i progetti più in generale sulla mobilità ciclabile, appunto dovrebbero partire a breve i lavori dal parcheggio scambiatore di Casa Santina al Duomo, mettendo in sicurezza sia la pista ciclabile che il percorso pedonale, e questo era importante perché la fruizione del parcheggio di Pietrasantina da parte di molti pendolari che poi appunto usano anche la bici nell'interscambio era in qualche modo insieme ai turisti che passavano da quello stesso percorso. In questa maniera vengono separati e quindi viene messo in sicurezza e una migliore utilizzazione di quello spazio. E poi è stata finanziata e arriveremo nei prossimi mesi, grazie alla variante, per quei tratti che serve, per cui è necessaria la variante, ma insomma il procedimento si può avviare una volta adottata, è proprio per la pista ciclabile in sede protetta dal centro fino all'ospedale di Cisanello, per cui manca quel tratto da Media World fino a Via Bargagna, dove invece la pista è prevista, e questi sono i lavori quindi che appunto una volta adottata la variante seguiranno il loro iter, ma sono già finanziati, quindi è l'altro tratto credo importante che appunto la città e nelle priorità con la consulta della bicicletta erano indicate come appunto prioritarie. La Regione Toscana ha con una delibera finanziato, come diceva Giorgio, la ciclopista dell'Arno dei finanziamenti da trasferire alle province. Nel nostro caso potranno essere destinati quei finanziamenti a quella che abbiamo appunto anch'essa inserita nel nostro piano della mobilità ciclabile, che è la Pisa Marina attraverso la riserva del Trammino, quindi utilizzando quei fondi appunto, la regione finanzia la ciclopista dell'Arno in Golena più o meno, però nel nostro caso è più utile passare da una struttura che è già libera, che il corridoio c'è già. D'altra parte la pista ciclabile da Pisa Marina in parte è in fase già di realizzazione, nel senso che dal centro fino alla via Livornese la rotatoria e il sottopasso che viene realizzato, che il cantiere invece è attualmente aperto in fase di conclusione, quello lì sarà un sottopasso ciclopedonale che ci consentirà quindi di proseguire con la pista ciclabile che arriva passando sotto l'Aurelia, arrivando poi la parte dei lavori previsti in via Livornese prevedono anche la pista ciclabile, quindi diciamo un buon tratto della pista ciclabile a Pisa Marina è già in fase di realizzazione. L'altro tratto, quello che manca sulla riserva del Trammino, l'abbiamo inserito nella ciclopista dell'Arno, quindi ecco, questi sono i progetti diciamo al di là del bike sharing in corso. Sì, l'amministrazione ha messo a gara la fornitura di un sistema di bike sharing composto da 12 stazioni, 200 biciclette e 240 colonnine.
ovvero agganci per le biciclette. Hanno partecipato 5 imprese, di cui una francese, la SVUB, che ha fatto i bike sharing di Montpellier e ad esempio Grenoble. Si è aggiudicata la gara una ditta italiana che è Bici in Città, che di fatto è la più importante a livello nazionale, che ha fatto ad esempio i sistemi di bike sharing di Torino, anche quello di Brescia e sicuramente anche quello di Bergamo, ma ce ne sono tantissime importanti in tutta Italia. E le stazioni che sono state indicate attualmente per la fornitura, dopo un percorso in consulta alla bicicletta, quindi con una condivisione con diciamo, gli stakeholders della ciclabilità a livello locale, sono queste. La filosofia è stata quella di intercettare i pendolari che vengono su Pisa dai parcheggi scambiatori, dalla stazione e dall'aeroporto. Poi abbiamo ritenuto anche importante inserire l'ospedale Cisanello, proprio anche in virtù del concetto che Pisa è una città che in bicicletta si gira tutta tranquillamente, perché in 20 minuti si va da un capo all'altro, Marzotto, polo insomma, universitario, stazione teatro, comune, stazione. Ora dovremmo con le prossime anche con il basso d'asta che è stato realizzato, dovremmo inserirne un altro paio. Ci sono forti richieste soprattutto anche per questa zona qua di Matteucci, appunto anche quel palazzo dei congressi che va un po' a riempire dei vuoti che in un sistema serio voluto di bike sharing non ci dovrebbero essere. Cioè, questo è già un sistema molto tirato, ecco, dovremmo ora poi riuscire a riempire i vuoti biciclette e di stazioni, perché è la ditta appunto vincitrice. Sono stazioni a prelievo automatico con una tesserina magnetica che mediante l'abbonamento viene l'abbonamento avverrà insomma secondo dei canali standard, per ora stiamo avendo questo profilo, insomma stiamo avendo questo profilo, quindi tramite internet, tramite delle postazioni che poi individueremo, postazioni fisiche. Gli abbonamenti saranno di diverso genere, ci sarà quello di base annuale, ma poi avremo anche inserito degli abbonamenti magari giornalieri o settimanali anche per le utenze turistiche. Difatti 4 stazioni delle 12 installate saranno anche dotate di un tasterino interattivo, addirittura touchscreen, per cui chi vuol fare un abbonamento sul posto, quindi tipicamente il turista che non ha voglia di andare all'ufficio, fare la fila, fare la tesserina, può abbonarsi in questo modo. Le stazioni saranno tutte videosorvegliate, fra l'altro questa è una miglioria che ha proposto solo questa impresa, saranno videosorvegliate e stiamo cercando anche proprio nella gestione di questo servizio di limitare il più possibile quello che potrebbe essere appunto il rischio di vandalismo e furto, che comunque sulla città di Pisa non possiamo nasconderci dietro un dito, ha sicuramente un certo impatto. Dei costi di lavoramenti su cui hai già parlato? Abbiamo delle indicazioni. Dobbiamo fare la gara per la gestione. Abbiamo delle indicazioni, però pensavamo sui 35 euro circa, 10 euro più, 10 euro meno. Poi crediamo molto utile a fare un lancio, soprattutto anche con la categoria studentesca, per cui ci sono degli sconti, ma no, ad esempio per gli studenti, ma insomma queste sono tutte cose che sono da definire, da finire nel dettaglio. 35, sì, l'indicazione per ora è quella. No, non è anticipato, va studiata. Una chiusa a mesi, dobbiamo fare sono tante, dicevi. No, ma la vita è fatta di tante cose. Noi dobbiamo fare il contratto con la ditta che ha vinto e dare il via all'operazione di insegnamento. Contemporaneamente stiamo studiando il bando di gara per la gestione, avendo già previsto che il servizio non sarà in pareggio. La cosa fondamentale è che la prima mezz'ora è gratuita che utilizza, questa è un'indicazione che ci sentiamo, ecco, già di definire già da ora, nel senso che tutti i sistemi di bike sharing che funzionano sono strutturati così. Cioè mezz'ora, la prima mezz'ora di utilizzo gratuito, per cui l'utente che usa bene il bike sharing dovrebbe pagare solo l'abbonamento annuale e poi pagare zero per tutto il resto dell'anno, perché da stazione a stazione
ci va sicuramente in meno di mezz'ora, quindi poi può posare la bici in una stazione, riprenderla dopo 5 minuti, quindi si azzera il conteggio. Quindi l'ideale sarebbe, infatti noi non consideriamo nessun incasso, diciamo, dalla gestione, che fra l'altro è fatta in modo tale da disincentivare l'utilizzo più lungo. Ad esempio, la prima ora ha un costo indicato, €1, €1,50, le ore successive costeranno sempre di più, proprio perché un sistema di bike sharing funziona se la bicicletta è usata da moltissime persone. Una singola bici dovrebbe essere usata 10 o 20 volte al giorno, anche 30 se funziona bene il sistema. Un'ultima cosa che mi sentivo di aggiungere è che il numero di biciclette su una realtà come Pisa di 200, che poi sicuramente sarà aumentato se avremo successo eccetera, ci porta al primo posto in Italia tra le città che hanno il bike sharing come rapporto tra biciclette e abitanti della città. Il prossimo anno si ritrova. Disincentivare l'uso dell'auto, per favore. Adesso non so come volete fare, vi dico giusto due parole. Sì. A ingegneria gestionale cerchiamo di dare, tra le altre cose, competenze di progettazione di nuovi servizi, c'è proprio un corso dedicato anche a questo. Quindi, quando siamo venuti in contatto con Pisano, è venuto automatico provare a collaborare su questa cosa tramite il lavoro di questi quattro ragazzi. Una delle cose primarie da fare quando si progettano nuovi servizi è cercare di capire le esigenze di chi questo servizio utilizzerà. Quindi ora stanno affrontando anche gli aspetti di gestione, però la prima cosa che è stata messa in campo è stata quella di fare un questionario su internet che cercasse di capire come la cittadinanza conoscesse o intendesse e magari utilizzerà questo servizio. Quindi non cartaceo? No, è un questionario online che per adesso abbiamo divulgato tramite delle mailing list a tutto il personale dell'Università di Pisa, abbiamo pubblicato su social network, però naturalmente per adesso il 90% dei questionari è stato compilato, si parla già ad oggi di 5-6 mila questionari. Sì, sì, è il 90%, però si tratta chiaramente di studenti e docenti universitari. Quindi io inviterei anche tutti voi, naturalmente vi forniamo il link perché questo questionario nel prossimo settimana possa essere compilato da chiunque utilizza la mobilità pisana, perché permetterà, oltre a capire, avere una adeguata certezza che le scelte progettuali sono state corrette, poi anche avere dei dati in funzione di quella che sarà la gestione poi. Questo poi lo presenteranno. I dati per ora sono parziali, perché comunque, come ha detto il professore, per ora abbiamo pervenuto per giù il 90% di risposte da studenti, perché è stata l'università per prima a inviare. Quindi stiamo ancora aspettando che venga avviato anche alla tipi di lavoratori, insomma. Comunque sia, sicuramente, ora non per scendere nel dettaglio, abbiamo riscontrato sicuramente un forte interesse, ma proprio entusiasmo da parte di chi l'ha compilato, perché in fondo al questionario c'è una casella di testo libera dove chiunque compila può dire cosa pensa, migliorie. Abbiamo riscontrato un forte entusiasmo all'iniziativa e molte persone che hanno proposto anche delle buone idee che ci possono aiutare anche nella gestione. Quindi diciamo che ovviamente più avremo questionari compilati, più il servizio sarà, diciamo, aderente alle aspettative e alle esigenze dei futuri utilizzatori. Sono molto molto soddisfatto che si sia raggiunto questo obiettivo e sono consapevole che l'annuncio di domani avrà un effetto molto molto forte sui cittadini pisani, su tutti e non solo sui più giovani, sugli studenti. Già il dato di una ricerca così estesa dice del gradimento, ma io via via che abbiamo varato l'iniziativa, quindi preparato la gara, fatto la gara, ho come si dice lanciato su Facebook, su internet il tema e ho visto proprio il gradimento, si vede, no? dai mi piace, dai like, come si dice da altri segnali. Quindi è un servizio atteso dalla città,
perché la nostra città è una città fatta di cittadini che si muovono, girano altre città europee, quindi tanti cittadini hanno visto esperienze di altre città europee e di qualche città italiana, perché in Italia non è che sia ancora così diffuso il servizio, ma c'è, e quindi c'era un'attesa. Io considero che in questo modo diamo una risposta di grande soddisfazione a questa attesa e apriamo una pagina nuova per la città, perché è diciamo, una possibilità in più data ad una città che già usa molto la bicicletta. Ecco, noi se poi possiamo continuare un rapporto, una relazione positiva con l'università, in particolare con la facoltà di ingegneria, come abbiamo fatto anche sul percorso Pisa che cammina, no? Cioè, c'è già, diciamo, una collaborazione su questi temi, e ora in questo caso saremmo interessati a studiare meglio proprio l'uso della bicicletta in città, non solo con il bike sharing quando decollerà, ma in generale, perché io credo che troveremmo già oggi, nonostante i limiti, le difficoltà, la città come è fatta, le piste ciclabili che devono fare i conti col centro storico medievale, eccetera, ma noi troveremo degli indici di uso al netto di una presenza troppo grande di auto, soprattutto in centro storico, che è in collisione, diciamo, con l'uso è in contraddizione con l'uso della bicicletta, però troveremo degli indici di uso già molto alti. Quindi questo, diciamo, serve per dire che poi organizzare la città a misura di bicicletta significa avere una politica, una vera politica, e quindi per me anche mettere nel prossimo programma di mandato delle indicazioni nuove, delle proposte nuove, degli investimenti nuovi, perché non è che quello che abbiamo fatto è già tutto quello che si poteva fare, bisogna riconnettere quello che abbiamo fatto in un progetto e rilanciare il progetto. Io credo che si sia fatto un lavoro importante anche sul piano degli investimenti, tant'è che 2 anni fa abbiamo vinto il primo premio nazionale dato dagli amici della bicicletta, ed è anche molto importante il percorso fatto che si illustra oggi, perché avere collaborato con l'università e avere scelto le postazioni con la consulta della bicicletta, che in questa città lavora in continuità, ha un rapporto stretto con l'assessore, con Pisano, con gli uffici del comune, è anche un metodo di lavoro, di scelta, che fa la differenza, ecco. Per cui non viene tutto fuori dalla testa di amministratori o di tecnici pure illuminati, ma viene fuori anche da un confronto aperto con la città. Questo è molto importante. Poi sulle caratteristiche del servizio, io credo che 14 postazioni in città si vedranno, avranno un effetto. Io, per quanto posso dire, diciamo, per la sensibilità che ho maturato in questi anni, devo dire che le postazioni mi sembrano quelle appropriate, quelle di gli snodi su cui la città si sta riorganizzando anche, e gioca delle scommesse, ecco. Quindi vedremo, no? Palazzo Blu o San Michele degli Scalzi sono scommesse, l'uso della bicicletta per raggiungere il grande ospedale di Cisanello è una scommessa, no? Però ecco, intanto mettiamo una possibilità in più per giocare queste scommesse, che sono itinerari in corso di costruzione. È importante che all'appalto abbiano partecipato imprese molto qualificate, anche europee. Questo è il segno che Pisa è una città interessante. Il dubbio che avevamo all'inizio, il dubbio che può venire, diciamo, su questo servizio, è che la città sia troppo piccola, cioè che la città in tante dimensioni sia addirittura percorribile a piedi più che in bicicletta, no? Quindi noi, anche per i percorsi turistici, se si guarda, diciamo, all'uso dei turisti, dovremo affinare
la nostra azione di marketing sul bike sharing. Perché? Perché dobbiamo dare delle possibilità alternative, essendo una situazione in cui stiamo scommettendo molto sui percorsi camminabili, perché abbiamo il progetto Pisa che cammina, abbiamo, no? Bisogna soltanto non mettere in contrapposizione, mettere, diciamo, dare una possibilità di scelta selettiva di sistemi diversi, perché Pisa camminabile è comunque un grande progetto e consente la fruizione di una parte di non ci saranno i totem. Ora noi avremo doppi totem, avremo i totem delle bike sharing e avremo i totem del percorso che abbiamo presentato, che è nel Pius e che abbiamo presentato qualche settimana fa, no? Quindi proprio sarà anche in termini di come la città si presenta, sarà una visione notevolmente diversa, perché troveremo, no, delle installazioni 14 più, mi pare sono 9-10 quelle le prime dei totem per il turismo sui percorsi in centro storico, saranno, diciamo, 25 oggetti che daranno anche, no, un'interfaccia nuova ai cittadini. Il che messo insieme non ce l'ha nessuna città, probabilmente, cioè, o siamo fra le primissime città, una volta fatta anche questa operazione, ad avere un'offerta di questo genere, no? Quindi è tutto interesse nostro far girare al massimo questa offerta, farla, no, dare una possibilità che siano leggibili anche insieme queste due offerte, che abbiano, quindi a chi fa gli studi per la gestione do anche questa indicazione, ecco, in più di come contemperare due offerte diverse che però hanno lo stesso obiettivo, cioè di rendere la città fruibile senza auto, no? Quindi camminabile o ciclabile, senza auto, alleggerendo. La cosa che diceva Cortopassi è di piena coerenza, perché è chiaro che non si può tenere tutto insieme, no? Quindi noi dobbiamo fare delle scelte di priorità e anche caricare, lo dico, diciamo, in senso positivo, l'onere di queste scelte no? Per spostare via via su mezzi come la bicicletta. L'ho detto, perché se no ci potrebbe essere qualche invalido che ti chiedeva: ma come fate a finanziare un servizio di disavanzo? Questo perché ovviamente nessuna ipotesi che abbiamo studiato prevede il pareggio di gestione, quindi certo, ma qualcuno si deve accollare il disavanzo. Noi abbiamo un'azienda e si può fare utilizzando ricavi provenienti dalla circolazione autoveicolare. È un'esperienza molto interessante che dimostra come avere una società, un'azienda in house che fa l'intero sistema della mobilità, in questo caso consente di operare delle scelte che hanno anche un equilibrio finanziario e che trovano equilibri finanziari, perché è chiaro che ci sono dei servizi che necessariamente non hanno la possibilità di avere un pareggio di bilancio per loro stessa natura, quindi il pareggio va trovato dentro un insieme più ampio. Poi Pisano fa anche molto di più che la mobilità. Se avessimo dovuto ipotizzare un bando di gara che prevedeva il pareggio, probabilmente avremmo dovuto fare prezzi che mettevano fuori il mercato, di bike sharing. Quindi, però, siccome oggi quando subisce un servizio a disavanzo e uno deve aspettarsi le domande, l'ho anticipato dicendo: nella proposta di budget 2013 questo servizio è coperto dagli introiti che vengono, o come si chiamano, dai ricavi dei parcheggi su pubblica via e dai pullman turistici.